saluto a tutti i radioconnessi, sono Lorenzo Colangeli e come tutti i fine settimana oggi parleremo di rugby. Ringrazio sempre il circuito RDA Radio, circuito Spreaker e Radio Web Associate per lo spazio che mi concede ogni fine settimana per parlare del mondo della pallavolo e di tutto quello che comporta la disciplina del rugby in Italia. Allora, iniziamo a parlare subito con una scaletta della nazionale italiana, delle nostre compagini selezioni nazionali. Parleremo poi delle franchigie italiane che partecipano sia agli United Rugby Championship, ma si stanno avviando alle coppe europee della Lega Federale Europea di Rugby. E poi termineremo con il top 10 Peroni, campionato massimo d'eccellenza italiano. Allora, iniziamo a parlare delle nostre selezioni azzurre. Allora, la nazionale italiana A, la nostra nazionale maggiore, è ferma, mentre si stanno preparando le gare per le nostre selezioni azzurre della selezione italiana emergenti, Italia A, e la nazionale Under 20. E poi ci sarà il raduno per la nazionale italiana femminile che inizierà a compattarsi per poter poi preparare sia il torneo del Sei Nazioni in primavera, ma anche la prossima campione del mondo femminile che si svolgerà il prossimo anno in Nuova Zelanda. Per quanto riguarda l'Italia emergenti, la nazionale, questa detta denominata A emergenti, disputerà il 12 dicembre alle ore 14 a Parma la seconda gara contro la nazionale rumena. Nazionale rumena che viene da due successi sia con le nazionali emergenti europee e sicuramente sarà un buon campionato di prova per quanto riguarda questi azzurri, nazionali azzurri che vengono chiamati proprio per poter non solo giocare e minutare durante l'anno, ma anche dare degli spunti maggiori al tecnico nazionale della selezione maggiore per poter eventualmente essere inseriti nella lista degli azzurri che dovranno poi partecipare al torneo del Sei Nazioni. La nazionale invece Under 20, anche lei disputerà praticamente una partita contro una selezione sperimentale dell'Under 20 dell'Irlanda il 18 dicembre, sempre a Parma. Anche questa è un inizio di un lavoro che porterà poi questa nazionale Under 20 a disputare il torneo delle Sei Nazioni, già programmato anche questo in primavera. Per quanto riguarda le donne, invece, il 17 e 19 di dicembre si raduneranno sempre a Parma, nella cittadella federale, per iniziare, come ho detto prima, questa preparazione in vista di questo torneo del Sei Nazioni e la Coppa del Mondo che si disputerà il prossimo anno. Per quanto riguarda invece le due franchigie italiane, delle Zebre e del Treviso, abbiamo detto praticamente che il campionato United Rugby Championship sarà fermo e inizierà invece il campionato, i campionati delle coppe europee, il Championship Cup e la Europe Challenge Cup. Le due selezioni italiane partecipano invece alla Europa Challenge Cup e dovranno disputare praticamente un torneo che inizierà adesso a dicembre per poi proseguire in primavera e nelle finestre praticamente che le vedrà a sospendere il loro campionato, come ho detto prima, diciamo, del United Rugby Championship. Le due nostre franchigie sono divise in due gironi, le Zebre di Parma con il Biarritz francese, il Tolone, i Newcastle Falcons e i Worcester Warriors. È un girone abbastanza difficile, ci sono delle selezioni anche blasonate, ma tutto sommato le Zebre potrebbero anche, diciamo, dire la loro contro queste selezioni europee. Per quanto riguarda invece il Benetton Treviso, è inserito nel girone con i Gloucester, inglesi del Gloucester, i Dragons che fanno parte del torneo di cui loro già partecipano, e i francesi del Lione e del Perpignan.
Anche qua Treviso trova delle squadre secondo me abbastanza abbordabili, forse quelle inglesi potrebbe essere un po' più difficile, ma per quanto riguarda le altre selezioni il Treviso potrebbe, secondo me, se dimostra quello che ha fatto fino a questo momento, potrebbe anche, secondo me, arrivare anche a un obiettivo più ambizioso, che è quello di potersi qualificare per i sedicesimi di finale di questo torneo. Treviso aveva disputato la settimana scorsa una gara fuori casa per quanto riguarda gli United Rugby Championship contro gli scozzesi dell'Edimburgo. È una partita molto importante in quanto, come ho detto sempre, per quanto riguarda questo torneo, essendo un gruppo formato dalle due franchigie italiane e dalle due società club scozzesi, un piazzamento, una vittoria contro queste squadre potrebbe garantire al Treviso, oltre a un buon piazzamento in classifica che ha fino adesso, anche la possibilità di poter accedere ai playoff finali. Purtroppo la gara invece ha visto uscire sconfitta, una gara secondo me poco gestita male, secondo me, dal punto di vista della disciplina e anche dell'approccio. Una partita secondo me tirata, con un freno a mano. Gli scozzesi non hanno fatto altro che sfruttare queste debolezze e queste imprecisioni per quanto riguarda la selezione italiana, e sono arrivati alla vittoria non dando mai la possibilità ai trevigiani di poter sperare a un recupero e una ripresa della gara, che era già nel primo tempo abbastanza scivolata nelle mani degli scozzesi. Ora il Treviso dovrà recuperare, secondo me, più che altro una forma di disciplina e di concentrazione per iniziare questo torneo delle coppe europee, ma poi ritornare più forte che mai all'interno di questo torneo del United Rugby Champions, perché il suo piazzamento in classifica le potrebbe garantire una possibilità di qualificazione nei playoff finali. Per quanto riguarda il torneo United Rugby Champions, si tornerà nel periodo natalizio, come tutti gli anni, con i derby tra le due selezioni. Poi vi darò bene gli orari e la possibilità di poter vedere queste gare. Detto questo, la gara invece dell'Europa Championships, come ho detto prima, le zebre inizieranno il loro torneo, le zebre di Parma inizieranno il loro torneo contro i francesi e Biarritz, e giocheranno sabato 11 dicembre alle ore 14 a Parma. La possibilità di vedere la gara in questo momento credo che sia possibile vederlo su qualche piattaforma televisiva, ma non so bene adesso indicarvi con sicurezza. Ora adesso invece andiamo a parlare del campionato invece top 10 Peroni. Per quanto riguarda il torneo top 10 Peroni, purtroppo anche la settimana scorsa ci sono state delle gare che non sono state disputate per via delle infezioni e della pandemia del Covid. Questa settimana invece solo una gara purtroppo non potrà essere potrà essere giocata, è quella tra le Fiamme Ore e il Capisano, mentre si giocheranno le gare tra il Valore e la Lazio, il Piacenza contro Padova, il Rovigo contro il Mogliano e il Viadana contro Colorno. Il Piacenza contro Padova potrà essere vista venerdì 10 dicembre alle 20:30 sul canale di Gira di Resta di Rai Sport, e questo è l'anticipo del torneo del campionato. Le gare invece di sabato, il Valoreppi contro Reggio Emilia contro la Lazio alle ore 14:30 e le altre due, Rovigo Mogliano e Viadana Colorno, invece alle ore 15. Per quanto riguarda le gare della settimana scorsa, Padova ha tranquillamente vinto contro la Lazio, che rimane ancora purtroppo ultima in classifica, colpaccio del Piacenza che vince una gara molto importante in casa contro il Calvisano, andando a superare, a piazzarsi nella posizione alta della classifica, e
vittoria anche del Vallo Rugby contro il Colorno, che con questa sconfitta un pochino ridimensiona la situazione della classifica. Il torneo top 10 ha finito il giro di andata e la situazione è abbastanza chiara. Il Padova è imbattuto fino adesso, quindi prima in classifica. Abbiamo poi le due selezioni di Rovigo e in questo caso il Vallo Rugby che stanno nella parte della seconda e terza posizione, e in questo momento tra Piacenza e Colorno c'è un piazzamento non inaspettato, perché hanno superato tutte e due il Calvisano, che sulla carta all'inizio del campionato dovrebbe essere, diciamo, la quarta società che dovrebbe poi disputare i playoff finali. Le altre società come Fiamme Oro e Viadana sono al centro della classifica, rimangono arretrate il Mogliano e purtroppo ultima classifica Lazio, che purtroppo non ha ancora vinto una gara. Ora l'ultimo commento che voglio fare è quello sempre di invitare tutti quanti voi a seguire i nostri club, le nostre selezioni, le nostre squadre italiane, laddove è possibile, e invito ancora tutti quanti, quando possono, seguire, di attenersi alle regole dei protocolli federali, dei protocolli soprattutto del Ministero della Sanità e sul distanziamento, l'utilizzo delle mascherine e soprattutto la possibilità di fare delle vaccinazioni per poter poi essere più tranquilli e poter seguire questi club con l'utilizzo del Green Pass laddove è possibile entrare e sostenere queste partite, queste franchigie. Purtroppo nell'ambito del mini rugby ci sono in certe regioni delle difficoltà sulla gestione dei raggruppamenti, perché i bambini purtroppo essendo positivi hanno limitato un po' la presenza nel campo durante soprattutto questi raggruppamenti domenicali. Quindi detto questo io vi saluto, vi ringrazio ancora, so che molti di voi mi seguono, vi ringrazio ancora, potete seguirmi sui vari canali social che il circuito RDA Radio utilizza, quindi YouTube, Spotify e anche Facebook e altri canali social. Tutto questo ancora, vi auguro un buon fine settimana e buon rugby a tutti quanti.